Buongiornissimo. Paninetto sul cioccolato. Devo dire che dormire in parte alla strada non è stato poi così male. Nessuno è venuto a trovarmi, solo tanti uccellini. Da come si sente. C'è un bel sole oggi. E viva, buona colazione. Prima esperienza di taglio a unghie con un coltellino. Con la destra ancora, con la mano sinistra è un po' più difficile tagliarle. Che livelli. Vi metto queste riprese per far trasparire il più possibile l'esperienza di viaggio. Era da giorni che volevo tagliarmele e oggi è quel giorno. Taglia bene sto coltellino. Sì, devo stare attento a non tagliarmi. 125 km, reset, si parte. Ole. Sto tornando indietro a Bezzès, eccolo qua. Dato che ho visto che la città è parecchio bella sulle foto, quindi qualche chilometrino indietro, qualche salita, ma ne varrà la pena, anche perché ieri con quello che era successo non avevo molta voglia di vedere la città. E oggi con più calma, con più serenità, me la godo un po'. Avanti! Pieno di cacca il sentierino. Eccolo qua, il ponte vecchio. Guardate che spettacolo, con gli operai che fanno i lavori. Intanto, per cominciare la giornata, ho già fatto 6 km di salita. Alla faccia, che sfacchinata. Tutto un lavorare qua. Ah, che bello. Sembra quasi reale. Appena concluso il tour guidato in bici, ma che tour guidato, è guidato. Ho fatto un bellissimo giro della città. Mi mangio adesso un bananigno. Adesso voglio fare un bel hyperlapse. Metto la macchinetta davanti e filmo tutta la strada. Iniziamo ufficialmente la giornata e partiamo per la 12ª tappa. Dai che giri! Wow! Anche me troppo. Finalmente un po' di pane per i denti aguzzi di questa gravel. Si respira medioevo. Avanti tutta. Prima però un po' di crema solare, che il sole inizia a scottare. Che forte questo pezzo. Che si fa avvicinare così. Bravo, bravo! Devo dire che Komoot mi sta stupendo sempre di più. Non ci sono mezzi termini. O è una super strada, oppure ti fa trovare nel mezzo della campagna. Molto bene. Comunque dai, mi piace. Dai che giri! Situazione migliorata leggermente con la strada. Sono sotto queste pale eoliche, che oggi non funzionano. Mi sa che il Mistral oggi non va più di tanto, eh? Chissà che vento deve tirare per far muovere questi bestioni. Appena punto da un'ape, porca di quella puttana, mi è entrata, quindi mi appunto prima qua, è entrata nella maglietta e mi appunto anche dietro la spalla. Che legnata! Si mangia.
Oggi per pranzo abbiamo quinoa con pollo e sesamo e noodles di pollo a pollo di legumi. Mi sono fatto fregare, pensavo di aver letto pollo, li ho comprati per quelle. Vabbè, proviamo ste porcherie qua. Proviamo questa taroccata di noodles. Potrebbe essere che mi passi la fame, ma nel frattempo continuo a mangiare. Sono viscidi, peggio che i Sake Bon. Un piccantino ci sta anche, però una porcheria. Viscidi proprio? Farei anche meno. Pariamo giù che serve un'energia. Quanto pagherai per avere tutte le strade di città così? Nel senso, c'è del ghiaino, però buttato sopra l'asfalto che hanno appena passato. Fidatevi, si respira in una maniera assurda. E non butta sul calore che butterebbe sull'asfalto, che essendo nero appunto attira molto di più il calore. Oltre che andare veramente filati, perché è proprio uno strato minimo. Ma cosa devo dire io? Cosa devo dire? Daghe giri! Daghe solo che giri! Comunque oggi sembra di fare proprio un tuffo nel passato, perché ci sono tutte le cittadine, i borghetti medievali, ed è fighissimo. Se tornaste indietro, se poteste decidere la vostra nascita, in che epoca vi piacerebbe vivere? A me sicuramente il Medioevo. Anche oggi disastri da rider, per fortuna. Avevo lasciato stamattina un pezzo di cioccolata qua dentro. Ovviamente me ne sono dimenticato e si è squagliato. Queste sono le cuffie che sono piene di cioccolato. Prossimamente video invaso dalle formiche. A parte questo, mancano pochi chilometri a Carcassonne. Sono quasi arrivato. E questo magari non lo lecco. Qui c'è del cerume. Fa un caldo infernale, da venire il mal di testa proprio. Infatti mi sono fermato un attimo qua all'ombra. Ho bevuto un po', è sempre bene idratarsi come un cammello. Pulisco il malanno e andiamo avanti. Non vedo l'ora di arrivare a Carcassonne e prendermi una birra congelata. Laggiù si intravede Carcassonne e promette molto, molto bene. No, vecchia. E qui va. Buona sta bianca. E adesso mi riposo con questa rietta, perché sto avendo dei problemi a livello di affa, di caldo. È abbastanza insopportabile. Mi mangio un bel club sandwich e riprendo un po' le forze. Sono arrivato a Carcassonne, qua c'è il fiumiciattolo davanti a me. E dopodiché vado a fare un giro della città. C'è una cosa che mi ricorderà in particolare di questo viaggio, è le mangiate che mi sono fatto. Mangiare in continuazione. Finalmente al castello di Carcassonne sono riuscito a trovare il Fontanonna. Madonna, sono morto. Adesso riempiamo tutte le borracce. Ciao, bello. Oh, bella fresca anche. Stranamente il castello è in ristrutturazione. Carcassonne è una cittadina collinare, situata a sud della Francia, famosa per la Cité, la sua cittadella medievale caratterizzata da numerose torri e fortificazioni con doppia cinta muraria. Le prime mura furono costruite durante l'epoca gallo-romana, ma nel XII secolo e nel XIV secolo vennero effettuate aggiunte significative. Ma che bel castello, Marcondirondirondello! C'è inoltre una leggenda sulla città di Carcassonne, la Dame Carcasse,
Davanti alla porta di Narbonne, per l'appunto, si può trovare un busto. Secondo la leggenda, essa era la moglie di Ballac, principe musulmano di Carcassonne, ucciso in azione contro Carlo Magno. Questa, in seguito alla morte del marito, avrebbe assunto la difesa della città contro l'esercito franco e lo avrebbe respinto. L'assedio durò 5 anni, ma all'inizio del 6° anno cibo e acqua stavano diventando sempre più scarsi. Essendo la città saracena, parte della popolazione musulmana non consumava carne di maiale. Gli abitanti del villaggio portarono così un maiale e un sacco di grano. La regina ebbe l'idea di nutrire il maiale con il sacco di grano e poi di scagliarlo dalla torre più alta della città, ai piedi dei bastioni esterni. Carlo Magno e i suoi, credendo che la città fosse ancora traboccante di soldati e cibo, al punto di sprecare un maiale, tolse l'assedio. Vedendo l'esercito di Carlo Magno lasciare la pianura davanti alla città, Dame Carcass, piena di gioia per la bontà del suo stratagemma, decise di far suonare tutte le campane della città. Allora uno degli uomini di Carlo Magno esclamò: «Carcass Sonne», da qui il nome della città. Il borgo è stato scelto come set per il film Robin Hood, Il principe dei ladri, e la città stessa è diventata un gioco da tavolo, a cui vi consiglio di giocare perché è veramente molto divertente. Che posto, bellissimo, però adesso è ora di andare, dato che altrimenti mi chiudono i supermercati e non ceno. O meglio, mi tocca cenare in ristorante e non ho voglia di spendere soldi. Spesa fatta, un semplice panino, niente di che. Mangio, che ho una fame da lupi. Dopodiché vedo di andare più avanti, di uscire da Carcassonne e trovare un posto dove accamparmi. Buon appetito! Una bella baguette con salame e poitrine au poivre. Tapas. Sì. Altra cosa, domanda. Si nota dai video che sto sbarboneggiando allegramente a più non posso? Che devo dire che mi piace molto, nonostante non sia il mio stile di vita. A intervalli intermittenti è proprio piacevole stare in strada così e wiwa, vivere la giornata, insomma, come capita. Incrocio le dita per trovare un posto decente invece stanotte dove dormire, perché stamattina mi sono svegliato presto proprio per evitare di avere gente, dato che c'era la pista ciclabile, e quindi non ho neanche dormito tanto. Quindi stanotte ci tengo a trovare un posto pulito, imboscato, che mi faccia dormire tranquillo. Perché sì, è bello dormire in natura, non mi preoccupano gli animali, mi preoccupano proprio le persone che potrei avere intorno. Avere un posto isolato che mi faccia dormire sereno e tranquillo non è poca cosa. Vediamo dopo. E tuola. Andiamo col secondo paninazzo. Arrivato a 100, proprio nel posto cui dormo stanotte. Con questo tramonto. Ormai è il crepuscolo, questo bellissimo campo. Ci salutiamo. See you tomorrow.